lo ricorderete, anche se è cresciuto parecchio, nella fortunata serie TV E Cesaroni. Lui, all'anagrafe Niccolò Centioni, interpretava Rudy, ragazzo introverso e dal carattere schivo. Ora, Niccolò, è tornato in TV dopo anni di assenza. Lo ha fatto da ospite nel salotto televisivo di Domenica Live, intervistato da Barbara D'Urso, con cui ha ripercorso la sua esperienza televisiva raccontando la sua vita che prosegue a Londra, dove vive insieme al fratello, e di lavoro, fa lo che è il lavapiatti. Oggi Niccolò ha 25 anni e ha la conduttrice, con cui ha avuto un'esperienza lavorativa quando aveva 9 anni recitando in un film in cui interpretava il ruolo di suo figlio, ha raccontato di essere stato dimenticato dalla TV. Ho partecipato a tutte le riprese della serie, ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell'esperienza la TV mi ha dimenticato, ha spiegato Centioni. Ho fatto ancora Pechino Express, poi Il Deserto. Punto e continua Niccolò. Non voglio denigrare il lavoro che sto facendo adesso, ma mi piacerebbe tornare nel mondo dello spettacolo, ha detto ancora il 25enne che dopo le ultime partecipazioni televisive ha confidato di essersi trovato smarrito, solo. E conclude. Ho contattato tutti per continuare a lavorare ma niente, ha detto ancora l'ex Rudy della serie con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, precisando di non voler denigrare il suo attuale lavoro quando Riccardo Signoretti, presente in studio, gli ha fatto notare che la sua vita non si discosta poi molto da quella di molti altri coetanei. Punto e alla domanda su come abbia speso i guadagni avuti in quei 10 anni di lavoro come attore, non ho fatto la formichina, ha ammesso il ragazzo. Tuttavia ci ha provato. Ho tentato in tutti i modi, ma non sono riuscito più a lavorare. Allora ho deciso di raggiungere in Inghilterra mio fratello, che già lavorava lì. Adesso faccio il lavapiatti, lo che ho imparato a cucinare, un po' di tutto. Ho preferito darmi da fare e penso che in Inghilterra sia utile stare per imparare la lingua. Io non mi lamento, perché mi sto dando da fare, ma mi piacerebbe tornare a lavorare in televisione, ha concluso Niccolò. Un epilogo, per il momento, non molto fortunato per Niccolò Centioni. Come è accaduto, anche a Matteo Branciamore, che ha raccontato la sua lotta contro la dipendenza dal sesso. A ognuno i suoi problemi, insomma.